ha riscosso successo la serie TV di Jonathan Valenti, Saruzzo al potere, già pronta la nuova produzione, sentiamo. Ha riscosso il consenso dei numerosi spettatori presenti al Politeama di Caltagirone, il settimo episodio della serie Saruzzo al potere. Una serie che ha destato interesse per i temi d'attualità trattati e per la sapiente regia di Jonathan Valenti, che veste anche i panni del protagonista, il capomafia Saruzzo Barrano. Sono stato dentro, i miei picciotti mi hanno fatto sapere che voi non avete rispettato i patti. Avete diminuito il carico e aumentato il prezzo. Così, di testa vostra. Noi siamo stati abituati. Suspense dell'amicizia e accuratezza dei dettagli sono le caratteristiche di una pellicola che il mese di dicembre sarà proiettata anche a Messina. La settima serie ha avuto come attori Nino La Rocca, ex campione del mondo di pugilato. Che io ero dentro, ero fuori, i patto su patto. Saluto al potere della serie 8. Siamo per partire. E partiamo con tanti professionisti del mondo dello spettacolo, con la partecipazione straordinaria di un grandissimo professionista come Francesco Benigno, attore, cantante, e tanti altri professionisti del mondo cinematografico. Poi a gennaio andremo in onda con la prima, sempre al Cinema Politeama, con il film Santa Maria, un film anni 90 girato interamente nella città di Niscemi. Voi oggi una canuscita, Fabi! Ma basta! Ma volimo venire con sto bordello! Ma voi siete cavoli vostri, mai vi facete! Fine gennaio partiremo con un altro progetto cinematografico con autore Antonino Salvia, un ragazzo che ha tanta voglia di fare. Il film si chiamerà L'uomo dalla mente oscura. È girata interamente a Messina, dove a Messina sarà anche proiettato poi il film Saluzzo al potere, la serie 7. Don Zaro! Dimmi, Tore! Ho paura di passare tutto il resto della mia vita qui dentro. Non ti preoccupare. Tu che pensi che qua tutti questi anni sono messo a giocare? Mi sono fatto gli amici. E gli amici ci tireranno fuori. State tranquillo. Grazie, Don Zaro.